Il Villa 2015 torna sul proprio impianto di gioco con la speranza di infrangere il tabù del segno X. In tutte le gare casalinghe sin qui disputate, i biancorossi del duo presidenziale Leon Bruno Miele hanno collezionato soltanto dei pareggi che ne hanno rallentato il cammino nei piani alti della classifica. Per la truppa guidata da Mister Di Biccari, la gara odierna potrebbe essere l'occasione giusta per invertire il trend e preparare il terreno per l'ingresso dei villesi nell'ambiziosa griglia playoff, distante una sola lunghezza. La gara, come detto, è teoricamente propizia, visto che all'antistadio di Francavilla arriva la Cenerentola Athletic Lanciano, ancora all'asciutto di punti e già tardata in classifica, ma che non vuole rappresentare il classico zerbino da calpestare e cercherà in tutti i modi di vendere cara la pelle. Ma l'avvio della contesa sembra scongiurare questa eventualità, con i padroni di casa subito pungenti, con il perfido piazzato da limite di Gian Cristofaro che impegna Cipolla, costretta a distendersi per dirottare la sfera a fondo campo. Poco dopo, l'estremo frentano è salvato dalla trasversale che si oppone al nuovo tentativo dello scatenato Gian Cristofaro. I rossoneri del presidente Lamorgia provano ad uscire dal guscio e al 25esimo si fanno vedere con una temibile incursione propiziata dallo spiovente da fermo di Cardone, che va a pescare un suo compagno di squadra pronto all'inzuccata che Petrucci azzera a ridosso della linea di porta, con qualche timida recriminazione della truppa rossonera. La sfera, come testimoniato dalle nostre immagini, non ha varcato la fatidica linea bianca e dunque la decisione della direttrice di gara è ineccepibile. La gara torna a infiammarsi alla mezz'ora con i ragazzi di Mister Di Biccari che vanno vicino al vantaggio con Benini, il quale cerca di sfruttare un invitante lancio dalle retrovie di Politi, ma il suo tentativo di palombella non va a buon fine, con Cipolla e compagni che tirano un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. I locali insistono e prima del rientro negli spogliatoi cercano di rompere gli equilibri con la spettacolare rovesciata in aria di Benini, che vale il prezzo del biglietto ma non riesce tuttavia a scardinare la porta di Cipolla, decisivo per distendersi e dirottare in corner. Il carovaccio del secondo atto sembra cambiare improvvisamente, ma l'iniziale a fondo frentano è abbastanza illusorio, visto che i padroni di casa riprenderanno ben presto la direzione dei lavori. In ogni caso, l'invitante a retropassaggio di Di Paolo mette in azione Pagano, che arriva dalle retrovie e calcia subito in porta da distanza invidiabile, con Petrucci battuto ma con un superlativo Ippoliti che salva sulla linea di porta. Scampato il pericolo, come detto, i locali tornano ad impossessarsi del pallino del gioco e al 19esimo sfiorano a loro volta il vantaggio con l'avanzato De Marinis, che in tuffo prova a sorprendere Cipolla con un colpo di testa che si rivela abbastanza innocuo per l'attento estremo frentano. Al 22esimo l'esperto Amenta regala qualche brivido inatteso, intervenendo sulla rimessa a lunga gittata di Schiedi, rischiando il pericoloso Arachiri. Un nuovo pericolo per la porta di Cipolla arriva sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, con l'incornata in area di Benini, che lambisce il palo alla sinistra dell'estremo lancianese, costretto suo malgrado a capitolare pochi istanti dopo. È il 26esimo infatti quando il Villa passa a condurre grazie ad una micidiale ripartenza orchestrata da Nannarone e rifinita dal neo entrato Leon Bruno, che fulmina Cipolla con un gran diagonale dalla destra. I ragazzi di Mister Di Biccari provano a legittimare il vantaggio, anche per metterlo al riparo da spiacevoli sorprese, ma sul successivo tiro cross dello scatenato Leon Bruno, Cipolla esce dai pali e allontana l'insidia. L'Athletic, chiamato a raddrizzare il risultato, riesce a farsi notare soltanto in un'occasione prima del rompete le righe, ma Petrucci è provvidenziale per arginare la conclusione ravvicinata di Amenta. Il Villa non rischierà più e anzi, prima del ritorno negli spogliatoi, ci sarebbe l'occasione per rimpinguare il vantaggio in contropiede, ma la retroguardia rossonera riesce a metterci una pezza e a limitare i danni. Poco male per i padroni di casa, ai quali l'errore risulta ininfluente, visto che i tre punti sono già in cassaforte. Per l'Athletic la cura di Camillo ha fatto notare qualche lieve miglioramento, ma per la salvezza la strada è impervia e lunga da percorrere. Ora siamo qui con il Mister Di Biccari. Mister, quella di oggi è una partita sofferta fino alla fine, nonostante la squadra avversaria stava, diciamo, negli ultimi posti, però si è dimostrata un valido avversario. Ma io in settimana avevo detto ai ragazzi di non sottovalutare questa partita perché sapevo che nascondeva molte insidie, infatti così è stato. Devo fare i complimenti all'Atletico Lanciano, perché la squadra vista oggi non sembra proprio una squadra che è l'ultima in classifica con 0 punti. Di conseguenza faccio anche complimenti ai miei ragazzi, perché hanno saputo soffrire fino alla fine una partita difficile dove c'era bisogno di molta calma, di molta pazienza. Forse è mancato qualcosa per, diciamo, per qualche altro gol, diciamo una prontezza nel finalizzare.
Sì, alla fine, dopo diciamo che abbiamo sbloccato la partita, abbiamo avuto l'occasione per chiuderla, non siamo stati lucidi nel concretizzare un paio di palle gol. Loro venivano su e cercando giustamente il pareggio e abbiamo rischiato anche noi alla fine. Siamo qui con il presidente La Morgia. Presidente, quella di oggi, ennesimo risultato negativo purtroppo. Ennesimo risultato negativo, però anche oggi abbiamo dimostrato che la squadra c'è, oggi abbiamo giocato una grande partita, abbiamo avuto tante occasioni da gol e tanto di cappello anche la squadra avversaria che ha giocato anche un buon calcio. Stiamo cercando di fare il massimo, però pian piano sono convinto che riusciremo a risalire la china. Manca qualcosa? State pensando qualcosa per il calciomercato oppure... Bah, sicuramente dovremmo fare qualche piccolo aggiusto, perché la squadra ha bisogno, purtroppo abbiamo anche qualche fuoriquota che è infortunato e quest'anno si sta girando un poco storto, penso che si è vista anche oggi che siamo stati parecchio sfortunati, però fa parte del gioco, noi lo accettiamo, siamo contenti, ti ripeto, della prestazione, che la prestazione prima o poi porterà anche risultati.